sei del Vasco Rossi? Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Tozzi? Ma perché la geografia non la ritma la bandoia? E perché sto paradiso non lo canta mai Madonna? Studiare in jeans se più facile. Italiano, non ci stanno dalle ronde. Ma perché come vitello non ci sta Simon Le Bombe? Ma perché non c'è Bruce Springsteen a insegnarci un po' di box? Cioè, ma perché a fare ginnastica non ci sta Samantha Fox? Studiare in jeans se più facile. Studiare Ariosto con un video game se più facile. Tutte le volanti in ascolto, a tutte le volanti in ascolto, si segnalano numero 2 evasi dalla colonia penale di Ostia. All'alba di stamani i malviventi sono stati visti aggirarsi in località Roma Urbe. Salve, mi sono innamorato di te. Ti interessa un pezzo di pizza bianca o preferisci un pezzo di pizza rossa? Ripetiamo, 2 detenuti sono evasi nottetempo dalla colonia di Ostia Lido. Trattasi di Guglielmini Fedele e Poggiapiedi Leo, condannati entrambi per furto con destrezza. Occhi aperti perciò, sono molto abili e astuti. Salve, sono Bruno Sacchi della terza C. Lo sai, mi sono innamorato di te. Vuoi un pezzo di pizza rossa o un pezzo di pizza bianca? O questo dicono che ho mandato per piedi ai ragazzi. Lui mi sa tanto che la pizza me la danno loro. Ciao, io sono Bruno Sacchi, lo sai che sono innamorato di te? Preferisci un pezzo di pizza rossa o preferisci un pezzo di pizza bianca? Oh, ma che sta in crisi mistica? No, mi hanno rubato 2 pezzi di pizza. Chi? 2 juventini. No. Sì. Ci siete tutti. Manca il solito Rutelli, ma è questione di minuti e arriverà anche lui. Ed ecco, cari ragazzi, che da oggi incominceremo un avvincente turno di interrogazioni a raffica. Tutto ciò servirà ed a ripasso di quanto testé studiato ed avere proprio addestramento in vista del tour de force finale di esami di maturità. Faremo quindi, come direbbero i francesi, un vero tourbillon di tutte le materie classiche. Professore, sì? Devo chiederle di sospendere questo tourbillon per motivi di sicurezza pubblica. Lazzaretti, qui l'unica sicurezza pubblica è che lei sarà bocciato anche quest'anno. Si sieda. Grazie. Ma professore, non l'hanno avvertita che ci sono 2 pericolosi evasi che si aggirano nei dintorni? Sì, l'ho saputo purtroppo e non mi nascondo che sono molto preoccupato per voi. Che vi avevo detto? La scuola è sospesa, tutti a casa. Lazzaretti! Mi dica. L'unica a essere sospeso sarà lei! Rimanga al suo posto!
Dicevo, sono molto preoccupato per voi che siete nati nella culla del diritto, nella patria della Lex, la Sacra Lex, nel paese dei delitti e delle pene del Beccaria. A quei tempi sì che le prigioni erano graniti roccaforti della giustizia. Prendete lo Spielberg. Una fortezza inattaccabile. Eppure dallo Spielberg è uscito, come tutti voi sapete, un capolavoro. Vero, Sacchi? Sì, professore, i Predatori dell'Arca Perduta. Sacchi? Ah, già, Incontri ravvicinati del terzo tipo. No, Sacchi, tre. Dicevo, lo Spielberg. Il carcere dove Silvio Pellico scrisse Le mie prigioni. Lo Spielberg. Una fortezza inaccessibile. Altro che Asinara. All'Asinara dovreste andarci voi altri. Ma che te ridi? Oh, a me Asinara ha fatto ridere. Conti, conti. Lo Spielberg. E che cos'era lo Spielberg? Un tavolaccio, un buglione, pane da filo. Scarafaggi, topi. Ma la giustizia, la Lex, li era tutelata. Perché da quelle carceri non si evadeva, cari miei. No, no! E invece oggi i nostri detenuti hanno le celle singole, con tutti i comforts. Bidets, toilettes, figgy bars. Vabbè, vi siete incantati. E questi criminali ricevono pure le donnine e danno i loro bravi letti con i materassi a molle e l'aria condizionata e la vodka. Professore! Silenzio, Lazzaretti! E dimenticavo la TV, televisione a colore naturalmente, 38 canali con ricerca automatica, è un'ingiustizia sociale! Guardi che lei si sbaglia! La tele è bianco e nero e funziona solo il primo. Per vedere Canale 5 abbiamo fatto lo sciopero della fame! Questo stavo dicendo ai ragazzi, è una vergogna, che vogliamo ritornare ai tempi dello Spielberg. Vetro rete, scuola sexy. Vai, basta. Devono essere passati per forza di qua. Come sa opera a saperlo, è l'unica porta aperta. Ma no, che cranio! Adesso entriamo. Oh, no, la porta è chiusa, non si può! Comunque fa niente, i ragazzi non corrono nessun pericolo. Guglielmini e Poggiapiedi sanno che sono sulle loro tracce. Questo è Guglielmini. E questo è caffè. E devo farci un altro caffè. E chiamami. Lo scusi, signorina, è del 35 che non vedo una donna. No, del 32. Se permettete vorrei fare una proposta al signor Poggiapiedi. No, dico l'agente, ha visto che c'è la pistola puntata. Lascialo parlare, è un'ora che stai dicendo boiate, sì. Tu. Mi scusi, parla su Lazzaretti, che cosa voleva dirci? Poggiapiedi, ascolta il ragazzo. Allora, stia a sentire, signor Poggiapiedi. Se lei lascia stare Sharon, noi raddoppiamo l'offerta, due in cambio di una, provare per credere. Vai, Elia Settisini, che questa è la vostra grande occasione. Guardi, Poggiapiedi, guardi che roba. Al prezzo di una, le due donne più belle del mondo, con permesso. Sode come il legno massello. Hai capito? Te ne danno due al posto di una. Mi dispiace, ma lui si trova bene con questa. Ragazzi, mi dispiace, io ci ho provato. Sarà per la prossima evasione. Cretino. Prova, Juan, prova. Sa. Attenzione. Sappiamo che siete lì dentro. Siete circondati. Diteci quale classe tenete in ostaggio. Quale classe tenete in ostaggio? Pronto. E la terza C, aiutateci. Maronna, aiutate la classe, San Gennaro, ringrazio. Ce l'abbiamo fame, mandateci i rifornimenti! Aiutateci! No, momento, no!
No, no, dove va? Dove? Non si può! No, dico! Fettinati almeno! Commissario! Cosa c'è? Commissario, l'ho visti! Chi? Gli evasi! Non è là la nuova della scuola, commissario! Gli evasi! Ma il caffè non l'hai preso! Vado subito! Vai subito! Io vado di evasi! Buongiorno, professore. Buongiorno, Amorino, hai visto? Oggi solo un quarto d'ora di ritardo. Sono stato bravo, eh? Bravissimo. Non ne indovini mai una, eh? Non potevi dormire un po' di più questa mattina. Rossella, non ti capisco. Non ti sei accorto che siamo sequestrati? Sequestrati? Siete sequestrati. Ma amore, è stupendo. Pensa che se ci tengono sequestrati anche stanotte, passeremo per la prima volta la notte insieme qui a scuola. È vero. Ma mi raccomando, fai il bravo, sennò chiamo la polizia, eh? Promesso. Oh, ma dico, siete impazziti, eh? Questo qui non vede una donna dal 32, era abituato ai film della Bertini, così gli prende uno sturbo, no? Mio grandissimissimo amore. Attenzione, attenzione a tutte le classi del liceo Giacomo Leopardi. È il commissario Marino della questura di Ostia che vi parla. Avete riconosciuto? Tutte le classi dovranno essere immediatamente evacuate per causa di forza maggiore. Africa, per piacere. Guarda che se io ti prendo un'altra volta a fare la danza della pioggia qui vicino alla piscina, ti faccio fare un salto lì indietro, eh? Dalla civiltà del transistor ti mando la civiltà del tantan, ti capì? Dai, sistema la tavola, dai, che appena arriva la mia Sharon voglio sedermi a mangiare. Ho una fame. Dove vai, Kunta Kid? Porta qui la radio! La cantosa, lasciala qui! C'è il listino di borsa adesso. Voglio sentire cosa hanno fatto le zampette ordinarie. E le zampette privilegio? Poi te, da quando ti ho pagato la 13ª in azioni, mi stai ossessionando, eh? Certo, perché le zampette gente sempre! Poi, fior di latte, ma cosa vorresti tu? Che i prezzi continuassero a salire? Magari! Allora gioco la borsa nera, testa! Io amo il tam-tam! Qui Radio Parioli Alta. Prima di leggere le quotazioni odierne di borsa, vi trasmettiamo le notizie di cronaca appena giunte in redazione. Roma, due gastolani invasi in ottanta dal carcere di Ostia sono penetrati all'interno del liceo Giacomo Leopardi di Roma. Lo hanno preso in ostaggio un'intera classe, la terza C. Poi i ragazzi sequestrati, la figlia del noto industriale di salumi Zampetti. Radio Parioli Alta, sono le 13, borsa in lieve ribasso. Ma quale ribasso? Quale ribasso? Qui è un crollo totale. Poi sia ben chiaro, che Zampetti, se c'è da pagare un riscatto, lo paga. Però in salumi, cambio merce. Sì, sì, per mia figlia si può cambiare anche la merce. Si paga solo in salumi. Io sto mezzo in ballo di lasagna e lascerei il babbunetto nostro. Bravo, mi fa bella la memoria. Lo sai che dentro la sede ci sta il fosforo? Ammazza, ma c'è una cultura. Mi abbiamo pure il piatto due, tu il fosforo ce l'hai già trovato. Sì. Prima via la letta e mi rilascio il cascione. Fammi sapere, ma quanto lavoro c'è in questa roba? Io ho letto che per il punetto nostro è sufficiente 2.000-3.000 di calori. Per la cantante lirica come Caglia di Cerelli ci vanno 5.000 calori. Ma che è sto calore? Vuol dire che non bisogna mangiare freddo. Non sai che i bambini poco cibati crescono compressati? Compressati come l'Alcasezza, con i bolli in panza. Qui è Radio Borgata International, 99,9 megacicli pari a 12 kHz, 19 km dopo il raccordo anulare. Pare che due vasi si sono dati dal carcere di Ostia.
La gente si domanda, ma la polizia che c'è sta a fa? Pare che si sono asserragliati nel liceo Leopardi, al centro. Dice che per ora non hanno fatto male a nessuno, ma che hanno preso in ostaggio la classe terza C. Oddio, aspetta! Il buretto nostro, hanno preso come ortaggio. E mo che famo? Pronto, Sacchi? Ma lo senti cosa stanno dicendo la radio Parioli Alta della mia Sharon? Ma cosa credi, che la radio ce l'avete solo voi ricchi? Qui a Borgata International, su Mario Kilowatts 99, stanno trasmettendo che il mio Bruno è asserragliato in mezzo agli ortaggi e la polizia sta a guardare. Ma sì, va bene, d'accordo, ma non mi sembra neanche il caso di allarmarci poi tanto. Senta, a proposito, Sacchi, lei ha fatto il servizio militare? Ah sì, nei Carristi? Beh, io l'ho fatto nel Genio. Ne consegue che Zampetti prende immediatamente il comando di una squadra scelta dei genitori. Sì, una pattuglia pronta ad intervenire, d'accordo? Ma perché non è la polizia che deve intervenire? Io telefono al 113, al 114, al 95esimo Cavalleggeri. Ma quale polizia, Sacchi? Per piacere, io sto parlando di un'azione di comandos, un'azione diretta. Anzi, a proposito, adesso che ci penso bene, sa che lei sarebbe una perfetta testa di cuoio? Scusi, non ho capito bene quello che ha detto, vuol ripetere per cortesia? Ma sì che ha capito, una testa di cuoio, lei è la migliore che si possa reperire nella scuola, sono sicuro, parola di Zampetti. Anzi, le vorrò dire un'altra cosa, si rende conto che io sto mettendo a repentaglio la vita della mia Sharon per salvare tutta la classe? E quelli che a me i soldi per il riscatto non mancano, eh? Perciò, tutti sull'attenti fra un'ora in cortile della scuola, d'accordo? Sì, ma una condizione. Che la testa di cuoio la fa anche lei. Sì, d'accordo, tranquilli. L'importante è niente trattative separate con i delinquenti. Dobbiamo restare tutti uniti, all together, ok? Ma tu stai fermo, piantala lì con sti ventagli. Cos'hai preso la mia signora per un cinturato Pirelli? Non vedi che sta bene? Bella la mia gioia. La mia povera, cara, dolce Sharon trattata come la schiava Esaura. Ma sì, ma lascia stare le telenovelas. Adesso entra in gioco i Zampetti. Hai presente Charles Bronson? Charles Bronson is nothing. Mi alzo dalla panchina, entro in campo io, vedrai cosa ti combino. Bravissimo, caro, però cambiati. Mimetizzati in grigio-verde. Hai ragione. Schiavo, subito a prendere la collezione Casual 88-89, The Mid-Season. Volare rapido. E perciò, se non volete avere dei scolari morti sulla coscienza... dovete seguire le seguenti condizioni. Numero 1, elicottero. Elicottero. Per portarci in Polinesia. Numero 2, carte d'identità. Identica età. Numero un milione. Per il cambio dell'intera scolaresca. Scusate, ma io mi rifiuto di essere rilasciata solamente per un milione. Non dimenticate che io sono una Zampetti. C'ha ragione Sharon. E poi scusate, ma al giorno d'oggi in Polinesia con un milione vi comprate forse 3 pompermi e 2 banane. Ragazzi, ma perché non vi fate i fatti vostri? Silenzio, scrivi tu. E quanto secondo te? Beh, per una classe come questa... Minimo, mezzo miliardo a testa. Sì. Mezzo miliardo cada uno. Scusate, ma voi vorreste andare su un'isola deserta senza portarvi dietro i classici? Ovvero che? Scriva, professore, un videoregistratore completo di tutta la più recente filmografia coreana, con lungometraggi indispensabili come L'urlo della formica morta di tifo e L'ostrica non dimentica di Xiao Ting. Giusto, così in Polinesia vi divertite pure, due bei film d'evasione. Chi? Ma che cosa? Coreana, formica, ostrica. Naturalmente poi dovrete pensare a mantenervi in forma. Scriva, professore, una sbarra, un anello, un punchball. Oddi! Molle, evocatore, racchetta da tennis, scarpe da tennis e anche un bel pallone. Oh, è chiaro che senza giradischi non potete vivere, eh? Chi? Tu, di pallone e giradischi.
E non dimenticate tutti i dischi di Albano Romina e Claudio Baglioni. Basta così, nient'altro? Beh, già che ci siamo, non si potrebbe avere un pagno con la porchetta, per favore? Gentili telespettatori, in diretta dal liceo Leopardi di Roma è il vostro Puccio che vi parla per una edizione straordinaria del TG Studio Poco e Prendo 2, 3 e 4. Abbiamo interrotto la consueta asta delle padelle perché nell'edificio che vedete alle mie spalle si stanno consumando gli ultimi atti di quella che è stata definita la tragedia della terza C. Pochi minuti fa, Guglielmini e Poggiapiedi, i due pericolosi evasi che tengono in ostaggio 20 ragazzi più un professore, hanno fatto pervenire le loro richieste di riscatto, corredate dalla minaccia di fare a pezzi uno studente ogni 3 ore e 20. Ma intravedo il commissario Marino, incaricato delle indagini, meglio conosciuto come Ostia Weiss. Commissario, qualche parola di conforto per le famiglie degli ostaggi. Va bene questo profilo? No, forse... Sì, microfono. Sappiate che seguirò io, personalmente, l'operazione rilascio dei prigionieri. Voglio quindi invitare alla massima calma tutti i parenti e le parenti, perché no, delle vittime. Ma come delle vittime? Andiamo bene. Grazie, commissario. A che ora vai in onda la... 20:30. 20:30? Bravo. Ma, e adesso sentiamo il parere di un genitore particolarmente scosso dalla tragedia. Senti, siccome vedo lì in fondo, qui taglia un attimo, poi ricucimo dopo, va bene? Aiutateci le nostre creature. Sia calmo, signor Sacchi, che si me via pure a me, non andiamo più avanti. Adesso facciamo un bel sorriso alla televisione, Signor Sacchi, qual è stata la richiesta dei sequestratori che l'ha più colpita? È il panino con la porchetta. Ammazza, e perché proprio quella, signor Sacchi? Se sento la voce del mio sangue, significa che Bruno mio è arrivato proprio agli estremi. Beh, se mi consentite, un aspetto secondario di questa tragedia. Secondario un bel tubo. Ehi, e lei chi sarebbe? Io innanzitutto sono uno che non ha niente contro la porchetta. Secondo, se proprio vogliamo farlo sapere ai telespettatori, sappia che la ditta Zampetti ha organizzato una spedizione di generi alimentari e di prima necessità proprio per gli ostaggi. Un'iniziativa umanitaria. Bravo, e disinteressata anche. Un'operazione similare a We Are the World, Zampetti for Africa. Allora, We Are the World, We Are the Children. Basta! Per piacere, il momento è grave. Non esaltiamoci, che il momento è grave. Ragazzi, io prevedo ben poche variazioni nel menù per la durata del sequestro. Qui c'è un solo modo per evitare di essere costretti a ingozzarci con i prodotti Zampetti. Il digiuno? La fuga. Ragazzi, condoglianze. Se io riuscissi a rimediare un bel po' di panni, con tutti questi insaccati che ho, starei bene almeno per un mese. Aspetta, Chicco ha ragione. Quelli prima ci mettono all'ingrasso e poi ci fanno a pezzi uno alla volta. No, allora voglio tornare da mia madre, io. E allora fidati di me. In che cos'è che c'è la scuola, Chicco Lazzaretti? E che ne so, tu copi tutto, ma tutti i compiti in classe. Te fa persino suggerire domandine di religione, quelle sono facoltative. Esatto, quando si tratta di copiare io sono infallibile. E il mio piano è completamente copiato. Sì, egli a Settisini l'hai copiato. Steve McQueen. Mi dice niente la grande fuga? E certo, ho vista 7 volte. Fammi capire, dobbiamo scavare un tunnel? Basta un buco nel muro qua dietro, siamo subito in terzo B. Da lì spicchiamo il volo verso la libertà. Durante l'operazione di scavo mettiamo Bruno davanti al buco per coprirlo. E perché proprio io davanti al buco? Ah, Bruno, scusa, ma a me ci vedi io che copro un buco dove devi passare a te? Ora, Massimo, il problema è come smaltire i calcinacci. Appunto, questi se ne accorgeranno subito che... Certo, se uno non è andato al cinema. Ah, Bruno, diglielo te. Noi facciamo il buco, i calcinacci li raccogliamo e ce li mettiamo tutti in tasca. Poi chiediamo il permesso per andare al bagno e li scarichiamo. Garantito. È di Steve McQueen. Signore e signori, siete nuovamente collegati con il liceo Giacomo Leopardi di Roma. Pochi secondi fa
Gli evasi che tengono in ostaggio la terza C hanno lanciato dalle finestre un pacchetto all'indirizzo delle forze dell'ordine. Lo apra, commissario. No, non lo ritengo opportuno di fronte alle telecamere. Lo apra, commissario. No, ha detto no. Ritiene che non è il caso. Grazie, commissario. Ma io invece penso che questo è un momento stupendamente tragico, di quelli che fanno rizzare gli indici di ascolto come orecchie di coniglio. E purtroppo, purtroppo si tratta di un macabro reperto. No! Hanno chiesto un dito al brunetto mio, quell'ardino del mio figlio, oddio! Ah! Un po' d'acqua, un po' d'acqua, un po' d'acqua, per favore, per il padre del dito! Un po' d'acqua per il padre del dito, forza! E invece, signore e signori, niente paura, si tratta di un Würstel. Ah, effettivamente gli evasi non hanno tutti i torti, questo Würstel è rancido, ma senta anche lei, commissario. È vero, si sente anche orecchio. Clitunno, risaliamo alla fonte. Grazie, commissario, grazie. Mestierante, lei come si permette di dire che questo Würstel è rancido? Mi esalta, è fresco, fragrante, ottimo anche crudo e a stomaco vuoto. Lasciatemi, lasciatemi! Sta frampitrofico con il dito del fietto mio, eh? Calmarsi, Sacchi, calmarsi e frenare. Le ho già detto che questo è un Würstel, lo vede? Come fa suo figlio a avere un dito così? Cos'è, un budino ambulante? Oddio, come lo sento male. Resista, resista, signor Sacchi! Ecco, eccola qua, eccola, eccola, bella fresca. Oh, oh! Ah, ci voleva, questo è il bello della diretta. Tutto under controllo. Ma io conosco mio figlio, esperto di arti marziali, interverrà sicuramente. Bene, meglio, così avrò una quinta colonna all'interno. Perché hai deciso di fare eruzione? Ci sto pensando seriamente. No, ma non fare pazzia. Senti, guarda, ti dirò una cosa. Dietro questa facciata da manager della Confindustria batte un cuore sanguigno, audace, un cuore alla Bersellini. Oh, Zampeo. Ma no, ma che cosa hai capito? Ma stai calma. Scusi, signore Vaso, potremmo andare in bagno? Ancora. Zampè, saremmo riusciti a fare istruzione dal tombino. Yes, my friend, operazione Fogna. Bravo, il mio eroe. Ma quale eroe? Io ho detto a sta gloria massima mi piaceva tu. E poi, oh, questa è un'azione problematica. Siete sicuri che scendendo giù qui si riesce dritto dritto sotto al banco del Brunello mio? Matematico, Sacchi, 30 metri a sud, 18 metri a nord-est, salti fuori lì una passeggiata, ce l'hai la bussola? Ma perché, ma te non ci venghi giù? Ma come non ci vengo? Ma come non ci vengo? Ma stai calmo, ti sembro il tipo da mandare allo sbaraglio delle teste di cuoio? E poi non fare quella faccia da milite ignoto. Io vi seguirò seduto a stante. Comincio ma che avanti. Fai, Spigni? Ma chi ce l'ha giù? Bersellini, se hai un cuore spavaldo, vaici tu? Vaici tu, vaici tu. Il mister non entra mai in campo. Il mister rimane fuori dal campo. Al massimo cambiamo tattica. Perché che giochiamo a zona? Ma quale zona, per piacere? Nostalgico, adesso si gioca di rimessa. Ho visto il catenaccio, quello del campo basso. Bravo, vedi che sei intelligente. Ancora Spigni, ma chi ce l'ha giù? Ma vai sì, giù! Sì. Giù, 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 sì!
tornatene in classe. E tu entra, forza. Torna in classe, Spidi Gonzales. Tu cosa porti da sotto? Un bambino. Un bambino? Mi scusi, signora, speriamo che sia femmina. E tu cos'hai dietro questo orecchio? Dove vai? Aspetta il tuo turno. Ma che hai fatto? Io? Che ho fatto? Niente. Oddio, il terremoto, Chicco. Il terremoto. Le tasche. Oddio, Chicco, mi sono messo i pantaloni con le tasche bucate. Ecco una battuta che Steve McQueen non avrebbe mai detto. Imperatore per le Indie. Il Zampetti adesso ti manda all'interno in missione diplomatica. Perciò mi raccomando, morbido e sorridere. Sei contento? Ma cosa faccio quando entro dentro la classe? Ma come cosa fai? Testina di vitello, fai l'ostaggio di riserva, no? E vedrai che ti daranno anche il premio Nobel per la pace. L'ambasciatore non porta pena. Rapido, rapido! Uè, uè, ma chi sono questi due mostri? Ma io l'ho detto mia figlia Sharon. Ridatemi radici! Clamorosi sviluppi sulla scena del sequestro della terza C. Invece di liberare la bellissima e fine Sharon Zampetti, ecco che cosa ci hanno mollato i banditi, Elias e Tisini. Un gesto di ostilità? Una rottura? Chi può dirlo? Lascio la soluzione dell'enigma alle forze dell'ordine. Commissà, il caso Sgorbio è suo. Seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso. Da Steve McQueen, eh? Non mica è colpa mia se tu qui dell'acqua passano lì. Silenzio, voi due! Tu hai finito con quel buco! Ecco, sì, metto un altro po' di questo e ho finito. Ma che? Mi avete preso poi fatto i camerieri? Io sono un ambasciatore! Zitto! E tu, apri la finestra, che l'ambasciatore deve votare il secchio! Mannaggia le pecette! Non c'è più religione! Lo stai da guardare? Amore, già mi sembra di stare a casa nostra quando saremo sposati. Di là i bambini che giocano, qua tu che lavi per terra e io nello studio a lavorare. Non è magnifico? Ecco, bravo. Prima di andare in studio però, dai una passatina qui, eh. Giura che non ho mai visto niente di genere. Una Zampetti che lava per terra. Per fortuna che sei arrivato tu, asciuga che mi si screpolano le mani. No, l'ambasciatore della Polinesia è un VIP. Guarda che lo dico a mio padre. Guarda qui. Quando ci vuole, ci vuole. Oggi è pure giovedì. Thank you.
vostro professore? Ha fatto sega. È assente giustificato, motivi di famiglia. Ah, oggi la lezione ve la do io. Adesso qui dentro si cambia musica. E per qualcuno di voi oggi sarà la sua ultima notte. E giuro che il primo che tenta di scappare lo faccia a pezzi, a cominciare da lui per finire con voi altri, laggiù in fondo, agli ultimi banchi. Ma volevo fare! No, 2 anni ci avevo messo per fare la pistola, 2 anni di follia risparmiare. E questa è devolgare liquirizia. Prega, Golia. Oh, chi non mangia la Golia? O è un ladro o è una spia. Allora, vediamo di riassumere questo blitz. Per prima cosa sincronizziamo gli orologi. Allora X. Esatto. Allora Y, la brigata Sacchi farà irruzione nella cantina della scuola in questo punto. Guardi bene. E quanti siamo? Siete in parecchi, Sacchi. Allora Z, una pattuglia di guastatori preparerà degli esplosivi. Ma chi sono sti guastatori? Ma Sacchi, ma che domande sono? È sempre lei. E che sono il mago Zulli io. Allora V, una pattuglia di fucilieri inizierà un fuoco incrociato. Ma chi sono sti fucilieri? Ma è lei, Sacchi, è sempre lei, non mi faccia arrabbiare. Scusi, ma lei che ruolo ha in questa situazione? Ma io dirigo tutta l'operazione dal campo base, no? A me mi sa che lei mi sta più a per culo. Ma Sacchi, ma non si vergogna un uomo come lei che ha fatto la campagna di Russia? E apposta l'hanno persa. Bruciato, ricandolo, non ti preoccupare. Bruno, magari poi quando hai finito di mangiare ci dai una mano, Sì, ma intanto non era per il mio fiuto, eh? Beh, ragazzi, visto che ormai siamo liberi, noi ce ne andiamo. Ciao, ci vediamo domani. Ciao. Beh, ragazzi, mi deludete. Soprattutto te, Benedetta, che scrivi poesie. Perché? Ti ho detto. Hai detto ormai siamo liberi. Ma perché non è vero? Scusa, abbiamo pure legati. Chi ce lo impedisce? Abru, per favore, Ma che cos'è la libertà? È uscire di qui con le proprie organizza ne serve. Ciao, Chicco. Aspettate. Libertà è fare il 100% delle essenze e avere un 7 garantito in tutte le materie. E lo credo. E allora? Allora stanotte si resta in classe. Avvicinatevi che vi dico il mio piano. Avvicinatevi, gente, avvicinatevi! Signor Sacchi, venga, signor Sacchi, venga a vedere. Qui c'è tutto l'occorrente necessario per trascorrere una confortevole nottata in trepidante attesa della liberazione degli ostaggi. Abbiamo cuscini, abbiamo sacchi a pelo, abbiamo il cestino del genitore, comprensivo de pollo o cotoletta panata, quartino de vino, pantofole e settimana enigmistica. Ma blitz ce l'hai? No, sull'erotico sono momentaneamente sprovvisto. Volevo fabbricarla qua, amico mio. Mi dispiace. Interessa l'articolo? E questo vedete. E che come che te? Che non si vede? È un naso finto. Naturalmente abbiamo anche parrucca e, a richiesta, cappello con la piuma. Il tutto serve per camuffarsi e potere... Fa che? Per travestisse, per rendersi irriconoscibile in modo da potesse introfolare nell'aula e riabbracciare la persona cara senza dar troppo nell'occhio vero al malvivente. E con questo che c'è fu? Attenzione che carica, può anche partire un colpo. Questo è un brevetto originale. È una fionda lancia messaggi. Faccio vedere l'utilizzazione. Si pone qui dentro il messaggio, si carica, si fa partire e il messaggio giunge a destinazione. Ovviamente abbiamo anche una radiosveglia in caso di attacco di cecagna, già regolata sull'ora zero. Poi abbiamo coperte, abbiamo lenzuola, abbiamo fornellino da gambo, abbiamo torcione elettrico, abbiamo, questo è importantissimo, accendino controvento. Il tutto, più un naso finto. E cappello da moschettiere per la modica cifra. Ma che dico modica? Ma che dico? Ridicola! Ma vi è perita, la dice lei la cifra? No. La dico io. Sì. 500.000 lire tonde tonde. Faccio tutto un bacco o porta sfuso? Non compra? E allora non mi faccia perdere tempo, per favore, no? Attenzione! 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 Vi leggo le nuove condizioni che poniamo per il rilascio degli ostaggi. Primo, sufficienza obbligatoria in tutte le materie per i sequestrati, esclusi quelli già rilasciati. Secondo, il Ministro della Pubblica Istruzione concederà agli ostaggi la maturità honoris causa. Che onora causio? Questi sono 2 vasi di Trieste.
Forza, bello. Terzo. Terzo, gli ostaggi ci seguiranno in Polinesia con un volo charter e saranno da noi rilasciati soltanto quando il Ministero avrà fatto pervenire i loro diplomi di maturità. Fermo posta, Bora Bora. Tempo 12 ore per accettare le nostre richieste. Passo e chiudo. Mi sei piaciuta. Bei baffi, Clitunno. Peccato l'alito! Commissario, sono già passati 12 ore, Te l'avevo detto che era passata mezza giornata. Ma lei si deve decidere a fare un'eruzione. Lei ha ragione, signora. Fammela sta eruzione. Eruzione. L'ha scambiato per un vulcano. Te lo dico io come si fa. Come si fa? Si chiama l'esercito, si sfonda la porta, si libera il brunetto mio, come l'uovo del tenente Colombo. Del tenente? Colombo. Nessun tenente, nessun Colombo. Commissario Marino, Marino come cavalluccio, vi tengo d'occhio voi due. Uno e due, vi tengo d'occhio. Se mi serve qualcosa tipo caffè, vi chiamo. Sharon, dormi. Sì, ma se me lo chiedi un'altra volta non ci riuscirò mai. Che c'è ancora? Dai, prova a pensare che sia già domani. Io e te soli, sdraiati sulla sabbia corallina di un atollo della Polinesia. Io chiudo gli occhi, Sharon. Dallo per Gingo! Ah, ma allora è una condanna. E poi, scusa, zizza, ambasciatore non porta pena. Te invece... Sì, sì, ho capito il tuo discorso. Molto fine e diplomatico. Ma io non mi muovo. Io sono stato accreditato ufficialmente per curare gli interessi del padre della signorina Sharon. Capito, mi hai? Capito, Dio. Amore, non mi stancherò mai di ripetertelo. Quanti camion mi ami? Ma la carovana di quanti camion è? 75. Ma tu quanti camion mi ami? 75. Io di più. No, non è possibile. E i rimorchi? Bacia. Sì, amore. Per favore, me la reggi un secondo. Ah, pure il mucolo lo reggi. Quarantasette. 48. 49. E 50. Già sei stanco, eh? Sei ridotto male per la tua età. E neanche fai gli esercizi che faccio io. Ma in carcere non ti facevano fare qualche esercizio alla sbarra, qualche flessione? No, eh? Dai, su, ricominciamo. 51, 52. 7 di coppe su 4 spade. Fuga non riuscita. Ma che stupida, questo lo sapevamo già. Adesso rifacciamo le carte per quanto riguarda il vostro futuro. Toh, 7 di coppe. Ottimo, questa volta la fuga riesce, c'è l'asso. Beh, adesso dormiamo. Però prima vorrei darvi la buonanotte con un famoso proverbio. A che cosa serve fuggire quando la prigione è in noi? Meditate, gente, meditate. Questo è bello della diretta. Questo è bello della diretta. Oh, gli evasi sui evasi. Guardi che alla polizia ci siamo consegnati noi, perché quella terza C ci ha fatto rimpiangere il nostro terzo braccio. Questi ci stanno portando in prigione, quelli ci mandavano al manicomio. Poi ci lasci perdere, sono stati. Andiamo, esposto! Andiamo! Non si ottene! Vai dentro, animale, faccio vedere io chi è il tenente di turno! Vai dentro! Vai, animale! Vai. Le vostre creature! Ed ecco finalmente al microfono i protagonisti di questa avventura! Sentiamo le prime impressioni a caldo! Sì.
Sono tanto contento di rivedermi padre Ciro. Credo che questo sarà un giorno difficile da dimenticare. Ma a proposito di dimenticare, ma maturità d'onore a me? Quella invece te la puoi proprio scordare. Chicco, una parola per i telespettatori? Apuccio, vorrei dire che la maturità la prenderemo a norma di legge. Però una cosa la volevo dire, che le polinesiane me le sarei fatte volentieri. Bravo! Signore e signori, siamo così giunti alla fine della nostra diretta non stop. Il giallo si è tinto di rosa. Cala così il sipario su questa specie di Giacomo Leopardi show. Il vostro Puccio vi saluta e ricordatevi, il resto è vita. Ovvero, dimmi un po' che tocca va per campà, ma vai con la sigla, eh? Perché sto paradiso non lo canta mai Madonna? Studiare in jeans, se più facile. Studiare Omero con un videoclip, se più facile, se più facile, se più facile, se più facile. Ma perché a fare italiano non ci stanno dalle robe? Ma perché come bidello non ci sta Simon Le Bombe?